Il rischio di contrarre un tumore non è uguale per tutti i fumatori. A dimostrarlo ora è uno studio dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha messo a punto anche uno screening personalizzato per la diagnosi precoce del carcinoma polmonare. Una svolta molto significativa, non solo perché scardina l'idea che tale diagnosi non sia possibile, ma soprattutto perché prova, al contrario, che si può individuare in anticipo chi ha maggiori probabilità di sviluppare la malattia e definire così il calendario dei controlli e le misure preventive. Lo studio BioMILD, realizzato in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca sul Cancro, è stato condotto su 4.000 forti fumatori, sottoposti a TAC spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni e a un innovativo test messo a punto dall'Istituto dei Tumori e denominato microRNA. Con un semplice prelievo di sangue, il test permette di individuare le piccolissime molecole che vengono rilasciate precocemente dall'organo aggredito dal tumore e dal sistema immunitario. E per la prima volta un test molecolare sul sangue si è rivelato efficace nello screening, permettendo di profilare il rischio di malattia e di definire, a parità di esposizione al fumo, il diverso rischio biologico. Risultati che aprono la strada ad una prevenzione personalizzata che potrebbe cambiare il destino dei forti fumatori e dei soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare.